Maria Bianchi. Eccoci, eccoci. Vi voglio dire una cosa. Intanto vi voglio dire che noi siamo fortunati, siamo dei giornalisti fortunati ad Anno Zero, perché abbiamo avuto la possibilità in questi anni di incontrare gente come quella che sta salendo adesso sul palco, gente speciale. Siamo entrati nelle loro vite, abbiamo imparato a conoscere le loro storie, ed è gente a cui noi dobbiamo tanto, perché ci hanno insegnato tanto. Stasera vi voglio presentare tre di loro. Si chiamano Felice, si chiamano Edda e si chiamano Oscar. Sono tre degli ospiti che abbiamo avuto in diretta quest'anno. Dobbiamo tanto a loro, sia per quello che hanno fatto nelle nostre trasmissioni, ma soprattutto per quello che ci hanno insegnato. Ci hanno insegnato che per difendere i propri diritti, il diritto al lavoro, il diritto all'uguaglianza e il diritto alla casa, non si fa mai un passo indietro, mai. E di fronte all'arroganza dei potenti non si abbassa mai lo sguardo, come ha fatto Felice quando le ha cantate dai microfoni di Anno Zero a chi pensava che la crisi non ci fosse e che la Sardegna fosse solo Villa Certosa. È così, Felice? La Sardegna è solo Villa Certosa? Un popolo del lavoro. È bellissimo stare qua. È un onore per i pastori sardi partecipare a questa serata dedicata al lavoro e all'anniversario di un grande e cosciente sindacato che ha segnato già dall'inizio del secolo scorso, con le sue lotte, il cambiamento economico e culturale di tutti noi, di tutta l'Italia. Noi pastori sardi, seppur marginali in tante regioni, non lo siamo di certo in Sardegna. Con i suoi quasi 100.000 addetti tra diretti e indiretti, rappresentiamo l'ossatura economica di una regione già provata dal fallimento dell'industria, che ha creato, ancora prima di nascere, disoccupazione, disperazione e cassa integrazione. Noi pastori sardi abbiamo traghettato dal passato tante belle cose, abbiamo traghettato prodotti di qualità, abbiamo traghettato cultura e tradizioni che tutti ci rispettano, abbiamo traghettato ambiente, e questo non è poco, e voi tutti ce lo dovete riconoscere. Ma adesso siamo arrivati al presente e abbiamo difficoltà ad andare avanti. La globalizzazione ci sta uccidendo. Una globalizzazione che pensa solo e serve esclusivamente agli interessi dei grandi centri finanziari e dei grandi monopoli, nel nostro caso i monopoli delle sementi e dell'alimentazione, che ormai gestiscono l'80% dell'alimentazione. Tra un po', a breve, mangeremo, coltiveremo solo esclusivamente quello che loro vorranno. Dicono che i pastori e i contadini sono degli assistiti. Non è vero. È anche vero che il 40% del bilancio comunitario è appannaggio dell'agricoltura, ma è anche vero che il 70% di quell'importo è destinato a solo al 10% delle aziende, quelle aziende legate alle multinazionali, quelle aziende che vogliono far scomparire le piccole, piccolissime imprese, quelle che garantiscono a noi tutti la qualità dei prodotti, la qualità dell'ambiente. Noi siamo per la sovranità alimentare. Noi, senz'altro in questa storia, sarà una storia dura da battere. Noi siamo pochi,
e abbiamo bisogno di un aiuto. Io oggi qua questo aiuto ve lo voglio chiedere a tutti voi. Noi pastori sardi siamo gente tosta e non molleremo questa battaglia, costi quel che costi. Però a voi tutti chiedo solidarietà, nel cuore e nella mente. Grazie Bologna, grazie.